Buonasera e benvenuti a questa nuova diretta ad oggetto, in questo caso, la risoluzione del tema relativo alla preparazione del concorso in magistratura. Tema che abbiamo trattato oggi alla lezione che teniamo oramai tutti i venerdì e in casi esclusivi anche il sabato del nostro corso. Diamo il tempo necessario agli studenti di collegarsi prima di entrare nel vivo della lezione. Innanzitutto datemi un feedback se si sente e si vede bene. Buonasera Mary. Vediamo, appena arriva il commento possiamo iniziare a parlare sia della diretta di oggi e poi anche del nostro corso. Se vedete gli studenti collegati. Allora, partiamo dal presupposto che il concorso in magistratura è uno dei nostri corsi di alta formazione giuridica che abbiamo deciso di avviare alla luce di quello che è il nostro metodo di formazione, che è un metodo di formazione vincente che negli anni ha consentito la possibilità a tanti studenti di superare sia gli esami in ambito giuridico e anche i concorsi pubblici. Tra l'altro, per chi ci segue su tutti i nostri canali social, che vi invito a seguire, che sono la nostra pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023, il nostro canale YouTube Centro Studi Piero Calamandrei, il nostro canale Instagram Centro Studi Piero Calamandrei, e il nostro sito, sempre Centro Studi Piero Calamandrei, sa benissimo di questa recensione che c'è in ambito appunto giuridico, dove la nostra scuola è tra le prime in Italia con la più alta percentuale di studenti promossi. Detto questo, in che modo si struttura il nostro corso? Il nostro corso si struttura con due lezioni a settimana. La prima lezione, che è quella principale, si tiene o il venerdì o il sabato e ha inizio rispettivamente dalle ore 9 alle ore 14, mentre la lezione infrasettimanale è una lezione che generalmente ha orari serali, quindi si parte dalle ore 20 in poi. Sono lezioni dove ovviamente hanno dei contenuti diversi, ma strettamente collegati, perché la lezione infrasettimanale si concentra sullo studio e l'analisi di quelle che sono le sentenze più importanti alla luce delle recenti novità normative, mentre la lezione, quella là, del sabato o del venerdì, è una lezione che si concentra nella risoluzione e nella scrittura di un tema giuridico, come avverrà proprio oggi. Detto questo, come possono essere svolte queste lezioni? Che è la domanda che mi viene chiesta spesso dai nostri studenti. Le lezioni possono essere svolte con più modalità. Prima modalità online è quella della diretta live, come sta avvenendo in questo momento. Voi vi collegate da casa attraverso un PC o un tablet e avete la possibilità di poter intervenire, come state facendo in questo momento, infatti vedo dei commenti, e interagire con il docente, quindi fare domande, intervenire, avere dei chiarimenti. La seconda modalità invece, che è uno dei più grandi vantaggi che hanno gli studenti della nostra scuola, è la modalità della differita, cioè la possibilità di rivedere tutte le lezioni in maniera illimitata, tutte le volte che volete, quando volete, dove volete, fino alla fine delle prove d'esame. Quando io dico questa parola, fino alla fine delle prove d'esame, che cosa vuol dire? Vuol dire che voi le lezioni le avete fino a quando si svolgerà, ovviamente, la data dell'esame. Quindi, anche se il corso si conclude e voi volete continuare a studiare con quelle lezioni, lo potete fare, perché le lezioni sono sempre presenti sulla vostra piattaforma personale. Terza e ultima modalità, invece,
è quella in questo caso della presenza fisica, cioè la possibilità di venire in aula e di seguire il nostro corso. Ovviamente noi ci troviamo in una delle città più belle del mondo, che è Napoli, e quindi invito anche, a volte mi capita di parlare con degli studenti che non sono residenti in Campania, che mi dicono a noi farebbe piacere tantissimo venire, proprio anche per approfittarne nel vedere la città di Napoli. Quindi è un invito anche per vedere la nostra bellissima città. Detto ciò, e vedo i cuori che spuntano quando ho detto questa frase, ne sono contento. Detto questo, parliamo anche del perché uno studente dovrebbe scegliere il nostro corso di magistratura. Perché sicuramente il nostro corso si contraddistingue dagli altri corsi perché noi abbiamo un metodo che definiamo individualizzante. Che vuol dire? Vuol dire che la correzione del tema è individuale. Quando noi assegniamo un tema da svolgere agli studenti, la correzione non è collettiva, bensì c'è una correzione personale che noi facciamo tra lo studente e il docente. Quindi voi ci mandate il tema elaborato, noi procederemo a rinviarvelo e insieme procederemo a correggere quel determinato tema. Questo è l'aspetto più importante del nostro corso, il metodo che poi contraddistingue un po' tutti gli altri corsi. Oltre a questo, specifichiamo anche che il nostro corso ha dei posti limitati. Perché? Perché noi vogliamo evitare, e questo lo sanno benissimo i nostri iscritti, delle aule 100, 200, 300 studenti dove alla fine non si capisce niente di quella che è la lezione e ovviamente preferiamo avere un numero ristretto di studenti, però tale da garantire efficienza e qualità alla didattica e ovviamente questo è uno degli altri servizi della scuola. Oltre a questo, sicuramente dobbiamo far rientrare anche un altro servizio importante, che è quello del tutoraggio H24, cioè la possibilità di poter procedere a contattare il docente anche al di fuori delle ore di lezione. Avete un dubbio, una domanda, un chiarimento? Benissimo, non dobbiamo aspettare la lezione del sabato prossimo, ma possiamo procedere ovviamente a effettuare le domande in maniera diretta. E questo è un altro aspetto importante, cioè il fatto di non dover aspettare la classica lezione per fare le domande, ma lo possiamo fare ovviamente subito. E infine, prima di passare la parola al mio amico, all'avvocato Torrese, per poter iniziare a parlare della risoluzione del tema di oggi, vi voglio anche dire che c'è la possibilità, oltre ad aderire al nostro corso annuale di preparazione al concorso in magistratura, tra l'altro ci sono degli sconti molto importanti che noi facciamo per chi decide di aderire al corso annuale, quindi è un aspetto anche per incentivare la continuità, perché poi ve lo dirà anche il collega, per preparare questo concorso ci vuole tanta costanza, tanta continuità, quindi il discorso di fare un corso annuale per la preparazione al concorso in magistratura deriva proprio dal fatto che vogliamo creare in voi una costanza di preparazione. E naturalmente quello che vi volevo dire, oltre al corso annuale e oltre al corso bimestrale che noi diamo ai nostri studenti, c'è sicuramente anche la terza scelta, cioè quello di fare la correzione dei temi. Cioè, anziché scegliere il nostro corso, voi potete anche poter chiedere alla scuola di inviarvi tutti i temi oggetto del concorso, cioè oggetto del corso, non del concorso, ci auguriamo che possano uscire poi al concorso in magistratura, così ogni tanto ci fregiamo anche noi di queste cose,
Detto questo, sotto questo punto di vista, c'è la possibilità di scegliere anche questa modalità. Ora, per quanto riguarda, e concludo e passo la parola al collega, i costi, voi per tutte queste informazioni potete contattarci privatamente, inviarci sicuramente un'email al centro studi pierocalamandrei@gmail.com e tra l'altro vi ricordo che inviando il modulo di iscrizione entro un determinato termine, che generalmente sono le 24 ore, questo vi dà la possibilità di poter riuscire a iscrivervi al nostro corso, ovviamente ricevendo un forte sconto. Tra l'altro, noi abbiamo anche delle convenzioni con delle librerie. Quindi chi si iscrive entro un determinato termine ha la possibilità di usufruire dello sconto che abbiamo con le nostre librerie per l'acquisto naturalmente di testi e di codici commentati. Se non ci sono domande, passo la parola all'avvocato Torrese per la risoluzione del tema di oggi. Vediamo se c'è qualche domanda. Buonasera Giovanna, buonasera Cesare, buonasera Mary. Perfetto, e allora io passerei la parola all'avvocato Torrese e ci vediamo ai nostri prossimi appuntamenti. Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti. Allora, come avete avuto modo di leggere, perché la traccia è stata pubblicata un bel po' di giorni fa, credo fosse martedì, ma poi abbiamo parlato anche in una storia che abbiamo fatto su Instagram oggi. La lezione di oggi verteva su cosa? Verteva sulla individuazione, verteva sulla individuazione di quello che fosse l'elemento soggettivo nelle ipotesi di omicidio preterintenzionale, ogni qualvolta in cui effettivamente si discutesse del secondo elemento, nel senso che è chiaro che nelle ipotesi di omicidio preterintenzionale il primo reato, e quindi il reato di percosse o di lesioni, il reato base, viene realizzato a modi viene realizzato con il dolo, no? È chiaro che le lesioni ed è chiaro che le percosse sono delitti dolosi e che vengono contemplati dal 584 come delitti che effettivamente hanno alla base il dolo. La vera domanda è comprendere a che titolo viene imputato l'omicidio. Quindi a che titolo si imputa l'evento morte al soggetto che non voleva uccidere, ma voleva piuttosto percuotere o voleva effettivamente ledere? Questa è la questione problematica che viene posta e che viene proposta dalla traccia. Adesso, come si affrontava una traccia di questo tipo? Premessi cenni sul principio di soggettività. Tratta il candidato della responsabilità oggettiva con particolare riguardo all'omicidio preterintenzionale. Il vostro compito si doveva dividere in tre parti. Nella prima parte dovevate discutere del principio di soggettività e quindi nella prima parte dovevate interrogarvi su quello che è l'elemento soggettivo del reato. E quindi dovevate interrogarvi effettivamente sulla cosiddetta colpevolezza. E cioè dovevate chiedervi se effettivamente il principio di colpevolezza fosse o meno un principio essenziale del nostro ordinamento, spiegare che vuol dire colpevolezza e trovarne sostanzialmente la fonte nell'articolo 27, comma primo della Costituzione, secondo cui la libertà, la responsabilità penale è personale,
E poi fa riferimento agli articoli 42 e 43 del codice penale. Fatta tutta questa premessa, la traccia vi chiedeva di soffermarvi sulla responsabilità oggettiva. Perché? Perché, come ho spiegato al corso, l'elemento soggettivo del reato e il principio di soggettività si compone di vari elementi. Abbiamo l'imputabilità. Abbiamo la conoscenza o la conoscibilità del precetto penale. Abbiamo ancora come terzo elemento fondamentale l'assenza di scusanti. Poi abbiamo la presenza di uno dei metodi, o meglio di una delle modalità in cui la colpevolezza può declinarsi, no? Il dolo, la colpa o la preterintenzione. La traccia però invece vi chiedeva di parlare di responsabilità oggettiva. Bene, che cos'è la responsabilità oggettiva? Vogliamo cominciare a mettere le sedie? Che cos'è la responsabilità oggettiva? Responsabilità oggettiva è quella particolare ipotesi di responsabilità penale, prevista anch'essa dall'articolo 42, comma terzo del codice penale, che scatta in quelle ipotesi in cui la legge penale prevede la responsabilità penale nonostante la mancanza, nonostante l'assenza dell'elemento soggettivo. Quindi, se voi leggete l'articolo 42 del codice penale, scoprirete che la responsabilità penale è normalmente una responsabilità dolosa, in alcune ipotesi può diventare responsabilità colposa. In altre pochissime, solo due ipotesi, diventa responsabilità preterintenzionale. E ancora, infine, il legislatore ipotizza, teorizza delle ipotesi di responsabilità oggettiva. Che cos'è la responsabilità oggettiva? Responsabilità oggettiva è responsabilità in mancanza di colpevolezza. Voi sapete che il reato, secondo la teoria bipartita, si compone di elementi oggettivi ed elementi soggettivi. E perché sussista un reato, esso deve essere compiuto e completo in tutti i suoi elementi oggettivi e in tutti i suoi elementi soggettivi. Adesso, ipotizzare delle ipotesi, immaginare delle ipotesi di responsabilità oggettiva vuol dire immaginare delle ipotesi di reato dove ad essere presente solo la responsabilità oggettiva, mentre non c'è traccia di responsabilità soggettiva. Quindi sono delle responsabilità solo e soltanto da nesso eziologico tra condotta ed evento. Rappresentano, già secondo l'impostazione del legislatore del 30, delle ipotesi eccezionali e derogatorie rispetto all'ordinamento penalistico. Perché eccezionali e derogatorie? Perché normalmente non è immaginabile, non sono immaginabili delle forme di responsabilità penale in assenza di colpevolezza, quindi in assenza di elemento soggettivo. Il problema qual è? E in questo modo entravate nella terza parte della elaborazione della traccia. Il problema è che le ipotesi di responsabilità oggettive, che già erano previste come ipotesi eccezionale dal legislatore del 1930, dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 48, sono state in realtà messe sotto accusa, nel senso che si è iniziato a riflettere sulla bontà effettiva delle stesse. Perché? Quello che stiamo dicendo. Perché il legislatore del 30 le considerava ipotesi eccezionali. Eccezionali per un motivo molto semplice. Eccezionali perché in ogni caso stiamo incriminando un soggetto che ha tenuto una condotta che non è soggettivamente rimproverabile. È vero, ha provocato l'evento, ma non voleva provocarlo. E non lo ha provocato in modo rimproverabile. Chiaro? Quindi la critica effettivamente in questo caso scappa.
Il problema è che con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana del 48, la sensazione è che le ipotesi di responsabilità oggettiva effettivamente non sarebbero in alcun modo più ammissibili. Per quale motivo non sarebbero più ammissibili le ipotesi di responsabilità oggettiva? Non sarebbero ammissibili perché se la responsabilità penale è personale, ciò significa che tanto può essere chiamato a rispondere di un delitto quando l'è commesso a titolo di dolo o di colpa, ma non oggettivamente. Ora, posta questa impostazione della giurisprudenza sull'articolo 27, primo comma della Costituzione, e posto che quelle ipotesi di alcune ipotesi di responsabilità oggettiva previste dal legislatore del 30 sono state negli anni lavorate, tra virgolette, dalla giurisprudenza, rielaborate dalla giurisprudenza e trasformate in ipotesi di responsabilità invece a titolo di colpa, penso al 586, morte come conseguenza di altro reato, dove lo spacciatore viene punito per la morte del cliente che consuma appunto la droga che lui gli ha venduto e ne muore. Beh, il 586, che era nato pure come ipotesi di responsabilità oggettiva, è stato negli anni trasformato ed è diventata oggi un'ipotesi di dolo misto a colpa, dove serve il dolo del reato minore, ad esempio lo spaccio, e la colpa però per la morte. Vuol dire che tanto ti posso condannare per quella morte quando la morte era conseguenza prevedibile del tuo spaccio, con tutte le conseguenze del caso. E allora ci si chiede, e qui andavate alla terza parte del vostro elaborato, se tutte queste conseguenze, se tutto quanto detto in tema di responsabilità oggettiva e quindi tutte le nuove acquisizioni della giurisprudenza, quelle che tendono a negare cittadinanza alle ipotesi di responsabilità oggettiva, possano essere declinate, trasportate e ribaltate anche sul 584 o meno, e quindi sulle ipotesi di omicidio preterintenzionale. Perché l'omicidio preterintenzionale cos'è? Nella previsione, nell'idea del legislatore, era un'ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva. Quindi io ti punivo perché avevi agito con dolo rispetto all'evento minore, quindi percosse o lesioni, mentre avevi agito per colpa, mentre avevi agito, chiedo scusa, e ti punivo invece a titolo di responsabilità oggettivo per la morte. Quindi io ti punivo perché tu avevi agito a titolo di dolo rispetto al reato di lesioni o percosse, mi avevi volontariamente pestato, ma ti imputavo la morte che ne conseguiva a titolo di responsabilità oggettiva. E quindi io vengo da te, ti do un pugno, perché ti voglio dare un pugno, ti voglio fare del male, e allora c'è il dolo del reato di lesioni. Tu cadi a terra per un qualunque motivo, sbatti la testa e muori, io ti condanno anche per la morte a titolo di omicidio preterintenzionale. Il problema qual era? Il problema in questa ipotesi era che si finiva per condannare per omicidio preterintenzionale dei soggetti in determinate circostanze nelle quali in realtà essi non avevano tenuto condotte che rendevano prevedibile la morte. Pensate al caso più spinoso di tutti, quello del reato di percosse, quello dei rapporti tra il reato di percosse e l'omicidio. Vengo da te, ti spingo, tu incespichi, cadi con la testa su marciapiede e muori. È possibile condannare quel soggetto che ha spinto per omicidio preterintenzionale? In astratto sì, perché l'omicidio preterintenzionale è volontà delle percosse e spingere una persona vuol dire percuoterla. E responsabilità oggettiva per la morte, cioè ti punisco perché hai ucciso per il solo fatto che quella persona è morta, senza verificare che quell'evento fosse prevedibile. Ora, la traccia si chiedeva se tutto ciò, questo schema, è ancora compatibile col nostro diritto costituzionale ed è ancora compatibile con le acquisizioni che la giurisprudenza ha fatto in tema di responsabilità oggettiva.
Perché una parte della dottrina ritiene che tutte le acquisizioni che abbiamo ottenuto in tema di 586 debbano essere declinate anche in tema di 584 e che quindi in caso di 584 non possiamo punire per omicidio preterintenzionale chi ha tenuto una condotta di percosse o di lesioni dalla quale non era in alcun modo possibile prevedere l'evento morte. La giurisprudenza è molto chiusa oggi sul punto, è molto chiusa perché sostanzialmente ritiene e ha ritenuto che debba scattare il 584 ogni qualvolta un soggetto abbia commesso con dolo il reato di percosse e di lesioni e ne sia derivato la morte. Per un motivo molto semplice, perché? Perché tra le lesioni, le percosse e l'omicidio vi è sempre comunque un giudizio di prevedibilità in astratto che deve essere rispettato. E cioè, se io ti percuoto o se io ti ledo, si deve ritenere normale, quindi astrattamente sempre prevedibile, che da quelle lesioni o da quelle percosse possa seguire la morte. E allora si dice, nel momento in cui tu scegli di percuotere o scegli di ledere, stai inevitabilmente ponendo in essere una condotta che crea un rapporto di prevedibilità rispetto alla morte, che chiaramente non volevi. Oggi la dottrina prende fortemente le distanze da questa impostazione, e quindi oggi la dottrina è molto chiara nel ritenere che non siano ammissibili ipotesi di responsabilità oggettiva e che quindi non sia in alcun modo possibile ritenere sussistenti tali ipotesi in giurisprudenza e che quindi non sia possibile condannare per omicidio preterintenzionale senza un accertamento della prevedibilità dell'evento. Quindi l'idea deve essere che a seconda di come io ti percuoto, a seconda di come io ti ledo, deve essere possibile immaginare che da quella condotta derivi effettivamente l'evento morte. Ora, perché io vi ho assegnato questa traccia? Perché la giurisprudenza finalmente, dopo anni di assoluto menefreghismo sul punto, forse sta iniziando a recepire il problema. E io ho riportato una sentenza che non è della Cassazione, ma è della Corte d'Assise di Sassari, in particolare sentenza del 14/2/2022, che ha affermato per la prima volta che per poter condannare un soggetto per omicidio preterintenzionale non basta il dolo delle percosse o delle lesioni, ma è necessario che la colpa copra la seconda parte di condotta. Il dolo non può coprire la seconda parte di condotta, altrimenti avremmo omicidio volontario e non staremmo qui a discutere. Ma mentre le percosse o le lesioni devono essere volute, l'omicidio, pur non voluto, deve essere quantomeno prevedibile. Cioè, dal modo in cui tu hai percosso, dal modo in cui tu hai leso, doveva essere possibile prevedere effettivamente come conseguenza la morte. Ovviamente questa non è un'acquisizione, abbiamo un'unica sentenza, peraltro neanche della Cassazione, però quello che bisogna leggere nei vostri compiti, quello che dovete scrivere nei vostri compiti, è che la tendenza è quella, cioè che si va sempre più verso una vera e propria trasformazione anche del 584 da un'ipotesi di responsabilità oggettiva in un'ipotesi mista dolo e colpa, perché la giurisprudenza e la dottrina sono ormai quasi granitiche nel affermare che non vi può essere responsabilità penale senza un quid minimum di colpevolezza, e quel quid minimum di colpevolezza ovviamente è la colpa, non può mai essere la responsabilità oggettiva, perché la responsabilità soggettiva non è un minimo di colpevolezza, è proprio esattamente l'opposto, no? L'opposto speculare della colpevolezza.
Responsabilità oggettiva vuol dire responsabilità senza colpevolezza. E la responsabilità senza colpevolezza oggi non sembra più ammissibile nel nostro sistema. E così potevate concludere. Questa è una traccia che potevate ovviamente risolvere anche se non avevate contezza di questa pronuncia della Corte d'Assise di Sassari, perché ciò che è importante, ciò che emerge, è una tendenza verso un'apertura. Allora, io ho terminato. Se ci sono domande, sono qua per rispondere. Allora, io per il momento non vedo domande. Ovviamente, se ci fossero delle domande, potete formularle a mo' di commento sotto la diretta e io risponderò a tutte le vostre perplessità. Allora, ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Ci vediamo domani alle ore 15 per la risoluzione di un tema di diritto civile e un tema di diritto penale per l'esame d'avvocato. Arrivederci.